374 metri quadrati di affreschi della seconda metà del Seicento e di intarsi lignei del Cinquecento. Siamo nella sagrestia della chiesa dei Santi Severino e Sossio, che riapre da oggi le sue porte alla città. Certamente un significato religioso, aprire una chiesa, una basilica come questa, artistico, ma anche sociale, che non dimenticherei perché è un po' caratterizzata da questa missione che svolgono questi nostri amici della comunità di San Giuseppe. In realtà non era del tutto chiusa, ma dal 1980 ne era impedita la fruizione pubblica per le pessime condizioni in cui versava il complesso monumentale dell'ex convento benedettino, che oggi torna a risplendere dopo un restauro da oltre 1.100.000 euro, grazie alla sinergia delle istituzioni, a partire dal fondo edifici di culto che a Napoli conta 42 chiese. La più bella ecclesia che era in La Dicta Cita, così la chiesa era definita già nel 1634 in un saggio di Giulio Cesare Capaccio, e così appare ancora oggi, con i suoi marmi di 14 diverse provenienze, dalla Spagna alla Turchia, oltre che italiani, l'architettura lignea ed intagli simbolici della sagrestia, il coro in noce del Cinquecento dietro l'altare maggiore di Cosimo Fanzago, o gli affreschi fiamminghi della cupola. Anche qui, con un lavoro di sinergia istituzionale, di squadra, con poche risorse disponibili, abbiamo aperto alla città, e non solo, perché credo sia un bene dell'umanità tutta, questa chiesa e in generale aprire chiese e monumenti della nostra città. Adesso bisogna fare ancora di più, aprirne sempre di più, e credo che mettendo insieme le risorse umane e le istituzioni questo obiettivo si può raggiungere. Il FEC, quindi il Ministero dell'Interno, le sovrintendenze, la Curia, il Comune di Napoli e tutte le altre istituzioni coinvolte. Il nostro obiettivo però è anche farle vivere, quindi non solo aprirle oggi per l'inaugurazione o farle vedere per le cerimonie religiose o per i tanti che vengono a visitarle per ragioni culturali, ma anche farle vivere come è stato fatto oggi con i San Carlini, per esempio. Un'altra ricchezza della nostra città, con concerti come si fa all'altra chiesa riaperta dopo 40 anni, la Basilica di San Giovanni Maggiore, anche quella nel centro storico, nel Decumano del Mare. Quindi questa è la strada, aprire e far vivere.